Grazie. Allora, riprendiamo il consiglio dando la parola al dottor Mogolo per l'appello nominale. Grazie. Grazie per cortesia, se mi potete togliere anche l'altro, grazie. Aiosa. Antonioli. Bernardi. Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Lanzoni, Nossa, Pastorino, Pennasi, Pietra, Romagnello, Teormino, Tittaferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori. Sono presenti quattro. Allora risultano 21 consiglieri presenti e 4 assenti. La seduta è valida. Per cortesia, se potete togliere il manifesto, altrimenti la polizia locale è pregata di provvedere alla rimozione. Grazie. Grazie. Allora, risultano assenti giustificati i consiglieri Pietra, Franciosi e Pennasi. E a proposito, alla consigliera Franciosi e alla sua famiglia vanno i nostri migliori auguri per il lieto evento e al piccolo Riccardo auguriamo ogni bene. Come da prassi occorrono tre scrutatori, Vavassori, Foggetta e Cremonesi. Grazie. Provvediamo, ascoltiamo l'inno nazionale, invito tutti ad alzarsi in piedi, grazie. Grazie anche il pubblico.
Grazie. Volevo ricordare che in sala è presente il dottor Marcello Correra, direttore settore promozione città metropolitana, che salutiamo. Proseguiamo con l'approvazione del progetto e degli atti relativi alla fusione per l'incorporazione di AFOL Nord Milano in AFOL Metropolitana. La parola alla relatrice di commissione, la consigliere Teormino, prego. Grazie Presidente. Si tratta di una delibera abbastanza tecnica, io cercherò di essere il più chiaro possibile. Allora, con l'atto di questa sera decidiamo o meno, come è già stato detto, di approvare il progetto e gli atti conseguenti che daranno il benestare alla fusione per incorporazione di AFOL Nord Milano con AFOL Metropolitana. Attualmente AFOL Nord Milano, azienda speciale consortile, vede la partecipazione in qualità di soci della ex provincia di Milano, attuale città metropolitana, e di 6 comuni. Bresso, Cinisello, Cologno, Cormano, Paderno, Sesto San Giovanni. Questi stessi comuni, dall'ottobre 2007, hanno unito le loro esperienze che sono confluite in AFOLD Nord Milano e in questa agenzia hanno unito i consorzi preesistenti. Oggi si intende compiere un passo ulteriore, far confluire AFOLD Nord Milano in AFOL Metropolitana. A tal proposito, tutti i comuni soci di AFOL Nord Milano hanno già deliberato a favore, manca solo Sesto San Giovanni e Cinisello. La fusione si è già realizzata con AFOL Nord-Ovest Milano, che ha come soci l'ex provincia, appunto attuale città metropolitana, e i comuni dell'Alto Milanese e del Magentino Abbiatense. L'obiettivo finale è la costituzione, attraverso un percorso a tappe, di un'unica agenzia metropolitana che porti alla fusione di tutte le attuali AFOL territoriali e che veda la partecipazione del Comune capoluogo, quindi di Milano, e della Camera di Commercio, sempre di Milano. Durante la commissione, l'assessore Montrasio ha evidenziato le motivazioni che hanno condotto a questa scelta, che viene definita come un'occasione per aumentare la qualità e l'efficienza della struttura che ha il compito di attuare politiche attive a favore del lavoro, per avere più risorse, per diminuire progressivamente i costi attraverso la razionalizzazione del personale con il blocco delle assunzioni e la valorizzazione del personale esistente. La riduzione poi del conferimento dei soci, anche questo progressiva, grazie all'ingresso di altri soci, quali appunto Milano e la Camera di Commercio. Ricordo che Sesto paga 1 euro grosso modo per abitante per questo servizio, quindi circa 80.000 euro. Inoltre, l'ultima motivazione che dava l'assessore era appunto quello di garantire attraverso il comitato territoriale, poi vedremo a che cosa serve, il mantenimento delle specificità territoriali. Per questo motivo i soci di AFOL Nord Milano hanno presentato un ordine del giorno che è già diventato parte integrante della documentazione che analizziamo questa sera e ha come finalità quello che uno degli obiettivi, insomma, della fusione è quello di arrivare ad un soggetto forte, capace di incidere in maniera efficace sulle politiche attive del lavoro, ma che conservi contestualmente anche le specificità di ciascun territorio. A seguire poi la relazione del dottor Marcello Correra, che è direttore del settore formazione e lavoro della città metropolitana, che è con noi questa sera, che ha spiegato il lungo percorso che ha portato a proporre poi le fusioni delle diverse AFOL in un unico organismo. Ha fatto presente che il processo di fusione sarà regolato dalle norme previste dal Codice Civile, in quanto il testo unico degli enti locali, il cosiddetto TUEL, che istituiva le aziende speciali di tipo consortile, come appunto AFOL, non dice nulla sulle procedure di fusione, mentre invece le fusioni di tale realtà sono auspicate nel testo della Spending Review. Comunque, al netto di questi riferimenti legislativi, la delibera di questa sera, questa era la motivazione che spiegava il dottor Correra, serve a consentire al sindaco di votare a favore della fusione in sede di assemblea straordinaria dei soci di AFOLD Nord Milano.
Un secondo obiettivo della fusione che avverrà a tappe successive è la razionalizzazione in una logica di continuità. Infatti le AFOL territoriali, che sono nate nel 2006-2007, erano nate con un documento che le indirizzava affinché divenissero progressivamente un'unica realtà, cioè si arrivasse da più realtà territoriali a realtà uniche, comunque meno frastagliate sul territorio. Tra i vantaggi della fusione poi ci sarà l'aumento delle risorse che passeranno da 2 milioni e mezzo di AFOL Nord Milano, contributo dell'ex provincia più i comuni soci, ai potenziali 34 milioni dopo l'ingresso di Milano e della Camera di Commercio. La votazione dei soci nell'Assemblea avverrà poi in maniera mista, in base al capitale investito e per numero di teste. Ci vorrà comunque il 51% dei voti per assumere una decisione. Per i comuni, questo risulta chiaro, sarà necessario, unirsi e creare alleanze più significative per essere incisivi nelle politiche che verranno assunte. La novità però interessante è il fatto che rimarrà e ci sarà un comitato territoriale che avrà come compito principale quello di garantire il rispetto e la salvaguardia, come dicevo prima, delle specificità dei singoli territori. Questo comitato gestirà le politiche territoriali, l'esempio che veniva fatto riguardava l'apertura o la chiusura delle sedi. Inoltre questo comitato, se il comitato territoriale non sarà d'accordo con le decisioni prese dal consiglio di direzione, avrà il potere di rimandare la scelta all'assemblea dei soci, dove sarà necessaria una maggioranza qualificata poi per prendere la decisione in oggetto. Attualmente il governo di AFOL Metropolitana è in scadenza ed è già stato indetto l'avviso pubblico per raccogliere nuove candidature. Due posti saranno riservati al Comune di Milano e alla Camera di Commercio se il loro contributo sarà almeno del 20% del fatturato totale. Sono stati rivolti poi diversi interrogativi al dottor Correra in merito ai risultati raggiunti da AFOL, in particolare dalla sezione Sestese. E a tal fine sono stati inviati dati che adesso riassumo per macrocifre, poi i membri di commissione li hanno ricevuti, eventualmente possono integrarli. Per quello che riguarda AFOL Nord Milano, i dati riguardano il 2014, sono stati effettuati servizi di politica attiva del lavoro per 6.600 erotti utenti, realizzati 4.865 inserimenti lavorativi. Sono stati 11.114 gli utenti che si sono rivolti ad AFOL per dichiarazioni di disponibilità al lavoro, 2.600 hanno seguito percorsi formativi, 4.700 hanno usufruito del servizio di orientamento, 677 gli utenti che hanno frequentato percorsi formativi per disabili, e qui un altro elemento che veniva dato era questo, cioè il problema del lavoro per i disabili è un tema che viene caricato esclusivamente, preso in carico sostanzialmente dal pubblico, quindi questa è un'altra parte che viene fatta in maniera consistente da AFOL. 100 sono stati gli apprendistati e 487 gli utenti che grazie all'intervento e all'aiuto di AFOL hanno beneficiato degli ammortizzatori sociali. Gli altri dati che erano stati richiesti riguardavano invece l'AFOL di Sesto. Anche qui diamo i dati principali. Gli utenti di Sesto San Giovanni che hanno usufruito dei servizi offerti da AFOL sono stati 2.800, di cui 1.500 hanno beneficiato dei servizi di politica attiva. Poi del servizio orientamento gli utenti sono stati 521, dei servizi amministrativi 3.049, iscrizione alle liste di mobilità 108, colloqui di orientamento 91, invece 118 sono stati il numero di aziende con sedi a Sesto San Giovanni che si sono rivolte al servizio, 130 invece il numero di utenti di Sesto San Giovanni che sono stati segnalati alle aziende, 41 i tirocini che sono stati iniziati con aziende sempre sestesi, così pure 60 gli utenti, cioè i cittadini di Sesto, che sono stati segnalati alle aziende per effettuare un tirocinio. Questi sono un po' i dati più importanti. Il secondo interrogativo che è stato poi posto
al dottor Correra è il seguente: cosa cambia per il nostro comune dopo la fusione? La risposta è stata sintetica, infatti il dottor Correra ha affermato che non cambierà nulla in termini di attenzione al territorio e di presenza territoriale delle sedi. Si avrà come valore aggiunto il fatto che ci saranno gli stessi servizi per comuni piccoli e per comuni grandi, oltre ad una razionalizzazione, come dicevamo prima, delle risorse umane. Faceva questo esempio: Afola ha diversi uffici personali, in questo caso unificando il tutto sotto un'unica struttura, è chiaro che anche questo ufficio si ridurrà il più possibile, possibilmente ad uno. Sesto, come gli altri comuni, peserà meno ovviamente all'interno di Afol Metropolitana, ma diversamente saremmo esclusi da tutti i processi decisionali. Detto in altre parole, meglio avere minore importanza all'interno di una realtà con un significativo peso specifico e capacità dunque di incidere sulle politiche del lavoro, piuttosto che contare molto all'interno però di un organismo che ha una limitata capacità di azione. Questo è il ragionamento che è stato fatto. Per quello che riguarda poi il comitato territoriale, abbiamo visto prima che cosa serve, i comuni dovranno trovarsi e decidere come nominare i membri che ne faranno parte. Il terzo interrogativo riguarda invece lo statuto di Afol, che dovrà essere modificato. Anche in questo caso il dottor Correra ci ha spiegato che si tratterà di un percorso graduale e anche in questo caso a tappe, quanto mai comunque necessario. L'ultimo interrogativo, poi invito, eventualmente se ho dimenticato qualcosa anche qui ad integrare, formulato dal consigliere De Noia, se non ricordo male, era il seguente: quanto le decisioni del Consiglio Comunale peseranno su Afol Metropolitana? La risposta del dottor Correra è stata la seguente: la politica ovviamente sarà chiamata a tenerne conto. Grazie. Grazie alla consigliera Teormina. Quindi apriamo il dibattito su questa delibera. I consiglieri sono pregati di prenotarsi per intervenire. Grazie. Se c'è qualche domanda per il dottor Correra, ne approfittiamo della sua presenza. Non ci sono interventi in prenotazione. Se non ci sono interventi, diamo la parola all'assessore Montrasio come presentazione. Grazie. Beh, più che una replica, si tratta naturalmente di un inquadramento politico più generale rispetto al percorso che questa sera proponiamo, di cui appunto ha parlato la consigliera Teormino, descrivendo appunto gli aspetti più tecnici. Come già si rammentava, questa è una proposta che si muove coerentemente innanzitutto rispetto a quanto già avviato dai servizi pubblici all'impiego del nostro territorio, che prima del 2007
avevano, erano molto più frammentati e che si sono mossi verso una progressiva unificazione e sistema, e facendo appunto sistema rispetto alle specificità, alle competenze, alle specializzazioni di ognuna delle precedenti realtà. Ma soprattutto questo è un percorso che si muove in coerenza con quello istituzionale della costruzione della città metropolitana. È questa quindi una delle occasioni che abbiamo per arricchire di politica il tema della città metropolitana. Città metropolitana che è un contenitore istituzionale che via via si sta riempendo di contenuti, ma è proprio sul tema del lavoro che si gioca il futuro sia dei nostri territori che della città metropolitana stessa. Quindi sicuramente un'occasione per dare la centralità che merita anche in questa istituzione neonata al tema fondamentale per la nostra vita, la nostra quotidianità, ma soprattutto per il nostro futuro, che è il tema del lavoro. Poi c'è il tema del ruolo pubblico che ancora oggi, anche se il mercato è ovviamente molto più liberalizzato, l'offerta, la mediazione tra i servizi, tra chi cerca lavoro e chi lo offre è appunto liberalizzata, però c'è ancora un ruolo pubblico che queste strutture possono e devono giocare. Il luogo del mercato del lavoro, il luogo dell'incrocio della domanda e dell'offerta, il luogo quindi del monitoraggio di quello che avviene, ma anche dell'elaborazione, della proposta magari di soluzioni innovative. E il luogo del coordinamento delle politiche per l'impiego nei territori, in Italia, perché no, anche in Europa. Ormai le sollecitazioni principali rispetto a strumenti innovativi, pensiamo a Garanzia Giovani, arrivano anche dall'Unione Europea e poi vengono recepite nei diversi territori. Ed è il luogo questo per integrare e coordinare le nuove proposte e ciò che c'è già. E poi il luogo della mediazione, dove possono compensarsi le esigenze di migliorare la competitività delle imprese dei territori e le istanze di maggiore occupabilità dei lavoratori, istanze che possono essere in contraddizione oppure che possono integrarsi a vicenda. E il ruolo di un servizio pubblico per nell'impiego, per le politiche attive del lavoro, è proprio quello di far crescere armonicamente le esigenze che migliorino la competitività delle imprese, appunto l'occupabilità dei lavoratori. Questo è un livello generale, un livello più locale, più prossimo alle nostre realtà. Volevo ricordare come impegnarci a ragionare su questo percorso ci porta a ragionare in coerenza con le proposte di cui abbiamo anche recentemente discusso in quest'aula, con l'impegno quotidiano che caratterizza il nostro lavoro per mantenere il lavoro che c'è e per portarne di nuovo, con ad esempio il progetto Vado a Sesto, e che questa sera accompagniamo coerentemente e che direi rafforziamo con strumenti pubblici che appunto potenziano le nostre decisioni e contribuiscono a far crescere le professionalità, a orientare i lavoratori, ma anche le aziende, rispetto ai loro bisogni, alle loro necessità, alle competenze che il territorio richiede e che magari ancora non ci sono e che dobbiamo far crescere. Insomma, fare in modo che a Sesto, nei nostri territori e anche nella città metropolitana tutta, il lavoro che c'è e che il lavoro che ci sarà sia veramente un buon lavoro. Grazie all'assessore Montrasio. Questa delibera è stata presentata in ordine del giorno a firma del consigliere De Noia ed altri. La parola al consigliere De Noia per illustrarlo. Grazie. Grazie Presidente. Bene, il testo dell'ordine del giorno è deducibile anche qual è l'indirizzo politico che vi è contenuto. Il Consiglio Comunale, richiamata la proposta di deliberazione avente ad oggetto la fusione per incorporazione di AFOL Nord Milano in AFOL Metropolitana, richiamata la delibera numero 33 del 25 giugno 2012,
cioè quella della definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate e controllate, approvata all'unanimità da questo Consiglio, rilevato che l'Agenzia ha come scopo, tra gli altri, la promozione del diritto al lavoro quale servizio sociale rivolto alle persone, alle imprese ed alla collettività tramite attività di formazione. Tale finalità è conseguita principalmente attraverso l'erogazione di interventi di natura educativa, formativa e culturale volti alla crescita del capitale umano. La futura azienda speciale consortile AFOL Metropolitana prevede come figure ed organi di governo l'assemblea consortile, il consiglio di amministrazione, il presidente del consiglio di amministrazione, il direttore, il collegio dei revisori dei conti e il comitato territoriale. Le nomine di molte delle figure componenti suddetti organi sono a carattere discrezionale da parte degli enti locali interessati dall'operazione di fusione. Con questo ordine del giorno si invita il sindaco, proprio per le finalità educative e formative che la costituenda società consortile intende perseguire, a far prevalere relativamente alla selezione dei componenti degli organi succitati, scelte che si ispirano ai criteri di trasparenza e meritocrazia espressi nella citata delibera numero 33 e non solo all'appartenenza politica. A tener conto, relativamente alla selezione dei componenti degli organi succitati, scelte che si ispirino a criteri di rappresentatività del territorio, in modo che le istanze del costituendo ambito della città metropolitana siano prese in considerazione con la necessaria attenzione all'interno di un organismo che avrà un campo di azione più esteso di quello precedentemente assegnato da AFOL Nord Milano. Ed inoltre, e non meno importante, credendo che la collaborazione tra generazioni possa essere motivo di crescita e sviluppo sociale, ad adoperarsi per garantire un'equa ripartizione dei rappresentanti in riferimento anche all'età anagrafica. Il valore dell'esperienza, affiancato alla visione di occhi nuovi, non potrà che giovare e dare vitalità, vitale spinta alla neonata azienda speciale. Grazie, consigliere De Noia. Su quest'ordine del giorno è possibile intervenire come uno per gruppo consiliare. Ha chiesto la parola la consigliera Landucci, prego. Ma io credo che, non so se quest'ordine del giorno, io penso che mi asterrò, ma quello che mi ha colpito è il lungo elenco di organi che sono previsti. Cioè, devo dire che l'unica cosa positiva che c'è nella delibera di stasera è che un AFO, almeno uno degli AFO, muore. No? E si spera che gli altri, non... perché se uno guarda la pagina web dell'AFO Nord Milano, e solo quello del Nord Milano, è direi una cosa abbastanza inquietante, perché c'è un organigramma che neanche, non so, forse la Fiat potrebbe averlo meno complicato, l'albero, e naturalmente quel poco che io so delle persone che fanno parte di questo sono tutte nomine politiche, cioè sono tutti personaggi che lavorano in stretto contatto con l'amministrazione. Qui ci siamo tutti naturalmente in un certo tipo di ambiente, quando c'è un altro tipo di governo ce n'è un altro diverso, ma l'orientamento è sempre quello, cioè sono organi politici che sono stati costruiti sulle ceneri dei vecchi uffici di collocamento, che erano semplicemente un'emanazione del Ministero del Lavoro e che avevano come caratteristica di essere in mano a funzionari che rispondevano centralmente esattamente come gli ispettorati del lavoro. Non capisco perché in Italia il decentramento diventa quasi sempre una, come dire, foriero di costruzione di clientele politiche. È una dannazione di cui siamo vittima e che veramente è estremamente costosa. Perché ho visto che questi prendono poco, prendono 30 euro di gettone di presenza con il Consiglio di Amministrazione per un massimo di 18 sedute. Ed è una piccola cifra, però forse piccole cifre diventano tante, però il direttore generale prende
non certo decine di migliaia di euro all'anno, ed è uno che ha una lunga serie, perché prima dell'AFOL era direttore generale di quell'altro consorzio, come si chiamava? CIFE, no, com'è che si chiamava quello? Ecco, che naturalmente siamo sempre nello stesso ambito, e naturalmente, siccome Sesto è un piccolo paese, una piccola città, tutti sappiamo che sono personaggi che girano intorno al partito di maggioranza relativa, sono personaggi di rilievo, di militanza politica. Ecco, devo dire che questo, in questa situazione, in queste difficoltà, non funziona, perché io ho avuto la disgrazia di avere a che fare con AFO nel dicembre, nell'autunno del 2013, ho conservato le mail che vi potrei leggere, per una persona che aveva perso il lavoro, che non riusciva, e diciamo che non abbiamo cavato un ragno dal buco. E non solo, ma praticamente non c'è stato neanche un contatto di fatto. Per cui ho ricavato la netta impressione che AFOL serve a trovare lavoro e a dare lavoro a quelli che ci lavorano dentro. Questo sicuramente, ma la mia piccola esperienza, io ho le lepre, che ho telefonato, ho scritto, ho chiesto, non per me, devo dire che non siamo arrivati in capo a niente. E questo va a scapito sia dell'AFOL, sia anche, devo dire, di Regione Lombardia, perché era il periodo in cui facevano dote lavoro, dov'è la dote lavoro, ci sono tutti i percorsi dote lavoro. Devo dire, io questo povero tizio che cercavo di far arrivare, non siamo riusciti a fare niente. Non siamo riusciti a fare niente. Ho trovato un muro di gomma, che era il muro di gomma di AFOL, che non c'è stato verso di superare. Una roba che ancora adesso mi viene la pelle d'oca a ricordare. L'unica cosa, le cose poi se pensa a quello che era l'AFOL Milano, quello che c'era, quello che so dei vari consigli di amministrazione, direttori generali cacciati via perché non avevano neanche le qualifiche nominati, ma neanche le qualifiche per fare, credo, l'impiegato d'ordine invece che il direttore generale, quindi chiusa, e naturalmente dall'altra parte politica, perché lo nominava Podestà, quindi era tutto di un altro colore, ma purtroppo cambia il colore politico, ma il risultato per noi cittadini è lo stesso. Io credo che veramente pensare che sia necessaria l'assemblea consortile, il consiglio d'amministrazione, il presidente del consiglio d'amministrazione, il direttore, il collegio, il comitato territoriale, che naturalmente diventa un modo per avere ancora una sede dell'AFOL Nord Milano che teoricamente non c'è più, no? Cioè, è chiaro che nel comitato territoriale ci saranno le stesse, come dire, le stesse consorterie che adesso sono in AFOL Nord Milano. E devo dire che questi costi della politica assolutamente gratuiti per il cittadino, cioè con nessun risultato pratico, sono una roba che non è più tollerabile. Ripeto, questa volta almeno ne avremo uno di meno, però io ho avuto, ripeto, ho avuto a che fare con il suddetto baraccone e ne ho riportato un'impressione terribile, terribile. Cioè un baraccone chiaramente autoreferenziale che sta in piedi per nutrire se stesso, ma questo, ripeto, vale anche per l'AFOL Milano che ho conosciuto e che era del colore politico opposto. Non è questione di colore politico, è questione che si tratta di soggetti che sono stati costruiti per creare consenso politico. Non per niente anche nel consiglio d'amministrazione di AFOL Nord Milano, siccome c'è una quota della provincia, naturalmente chi ci ha messo il consiglio d'amministrazione? Ci ha messo Pietro Tattarella, no? Che è uno dei piccoli, delle piccoli giovani in erba che crescono di Forza Italia. No? Deve concludere, consigliere. Sì, ho capito, però che senso ha? Possibile che non possiamo eliminare queste cose qua? Possibile che ci vogliano 6 organi? Non potremmo semplificare? Consiglio di amministrazione, gettone di presenza, tutti i soldi che non servono a nulla se non a creare e mantenere clientele politiche. Devo dire che forse non ne possiamo più. Ripeto, ho conteggiato anche quelli dell'altra parte, perché naturalmente all'interno di qui in minoranza ce n'è uno che spunta e allora uno vede subito il nome, no? Nome che è stato nominato non perché avesse particolari esperienze, ma perché era uno dei sottopancia politici di chi comandava in quel momento. Francamente, grazie, sta diventando intollerabile. Se non ci sono più interventi e non risultano dichiarazioni di accettazione, ho chiesto come gruppo
Partito Democratico, consigliere Romaniello, prego. Grazie Presidente. Beh, in effetti quello delle partecipate è un problema nazionale, nel senso che comunque ce ne sono troppe, andrebbero razionalizzate, bisognerebbe intervenire e da questo punto di vista qualcosa si sta già cominciando a fare. Io ho avuto la fortuna di scambiare sull'argomento alcune mail direttamente con Carlo Cottarelli, che praticamente poi tra l'altro è stato così gentile e mi ha risposto nel giro di poche ore e mi ha dato alcune delucidazioni su quello che prevedeva nel suo piano. Sono 10.000 a livello nazionale, una razionalizzazione porterebbe a un risparmio di 1,2 miliardi. Sono piccole, frammentate, molte di queste non hanno dipendenti, hanno solo il consiglio di amministrazione. Prendiamo anche il settore idrico. Per fare economia di scala bisogna che le società siano quanto più grosse possibili. Abbiamo qui l'esempio sul nostro territorio dove noi siamo gestiti da una società e in mezzo abbiamo la ciambella di Milano che va per i fatti suoi. Questo è un processo lungo, non si può risolvere in pochi anni. È chiaro che ci vuole una programmazione, una pianificazione, una volontà politica per arrivare a razionalizzare, a diminuire e a creare soggetti più grossi. Però l'operazione che stiamo facendo questa sera va in quella direzione. È un piccolo passo nella miriade appunto delle società partecipate, che ricordo essere 10.000 sul territorio nazionale, e che dovremo prima o poi affrontare. Io credo che prima o poi ci arriveremo, insomma, perché appunto questa frammentazione non aiuta. E di fronte all'emergenza di trovare sempre più risorse, sicuramente anche il governo nazionale credo che dovrà poi intervenire in maniera più incisiva di quanto abbia fatto adesso proprio sulle partecipate. Quindi credo che a questo punto anche la consigliera Landucci non possa essere d'accordo su questa operazione che stiamo facendo questa sera, nel senso che poi, ripeto, non risolviamo stasera il problema delle partecipate, ma andiamo nella direzione di una maggior razionalizzazione, una maggiore sinergia e una maggiore incisività appunto da parte di questa partecipata, che possa poi meglio operare sul nostro territorio. Grazie consigliere Romaniello. Ho chiesto la parola alla consigliera Iosa. Grazie Presidente. Ma noi ci sentiamo di condividere questo ordine del giorno. Fermo restando i giudizi espressi dalla consigliera Landucci e dal consigliere l'innominato. Penso che in quest'Aula più volte abbiamo ribadito questo concetto e quando abbiamo avuto la commissione ci è stato detto che comunque la politica avrebbe preso in considerazione gli ordini del giorno proposti dai vari consigli comunali e io credo che questo ordine del giorno sia importante perché da 2 anni e mezzo, seppur in modi diversi, su argomenti diversi e con tempistiche diverse, più o meno tutti ci siamo sempre ripetuti che il criterio di scelta dei vari organi che compongono i vari consigli deve assolutamente cambiare per poter vedere qualche cambiamento. Quindi da parte nostra ci sentiamo di condividere questo ordine del giorno. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione. No, scusi, ha chiesto la parola il consigliere De Noi come gruppo verso sesto. Prego. Sì, i punti sono quelli che poi sono stati sviscerati anche dagli altri consiglieri. Ce n'è anche un altro al quale mi preme dare importanza, che è quella che io ho chiamato la promiscuità, diciamo, detto in maniera, tra vecchie e nuove generazioni. Perché al giorno d'oggi c'è questo dibattito per cui spesso e volentieri ci si incaglia, no? Per cui
è meglio il vecchio o via il vecchio e arriva solo il nuovo. Io invece credo che i valori ai quali ci dobbiamo rifare sono proprio l'esperienza delle persone che effettivamente fino adesso hanno lavorato e che ovviamente le buone persone che hanno lavorato e i giovani che non avendo esperienza possono avere occhi nuovi, una nuova maniera di guardare le cose, ovviamente partendo dal presupposto che quelli che devono emergere, come si diceva poc'anzi, devono essere solo ed unicamente quelli che hanno un'adeguata preparazione. Questo mi premeva a dire perché era un altro punto importante, secondo me, che ho inserito all'interno di questo ordine del giorno e che mi pare sia condiviso da molte forze presenti in Consiglio Comunale. Grazie. Grazie al consigliere De Noia. Prima. Ci sono interventi. Consigliere Capponi, prego. Grazie Presidente. Ma il mio intervento è anche poi sul, diciamo, a livello generale, perché vorrei partire da una considerazione sulla base della riflessione del consigliere Romaniello. Io nomino il nome, quindi non è nominato. Ma io dico una cosa. Stiamo parlando di razionalizzazione delle partecipate, è vero, è un problema di carattere generale, è un problema che riguarda la politica nazionale, però dobbiamo avere un metro di misura unico, univoco e non variarlo a seconda delle opportunità, perché io ricordo che durante un consiglio comunale che aveva all'ordine del giorno lo scorporo di una società della Capholding per quanto riguardava il territorio di Lodi, noi ponemmo come pregiudiziale per far sì che quella scorporazione non potesse essere votata le stesse ragioni che oggi sono state portate in commissione dal direttore, ovvero qualità del servizio, razionalizzazione delle risorse, perché in quel caso attraverso quella scorporo della società della Capholding, che era stata giustificata, e ricordo più a me che agli altri, perché sicuramente se lo ricorderanno, da esigenze territoriali nate nel 2009, nonostante le province fossero in fase di abolizione, insomma, voglio dire, allora mi sembra che il parere di questo Consiglio Comunale, o perlomeno della maggioranza, era l'opposto. Perché? Perché c'erano delle ragioni prettamente politiche. Qua il nodo della questione, perché l'ordine del giorno posto dal consigliere De Noia, di fatto tocca un nervo aperto di questa politica, perché quel progetto al quale ci fu una ferma opposizione da parte del nostro gruppo, tant'è che il sindaco si sentì in dovere, a nostro parere a torto, di chiedere scusa al presidente, che poi mi risulta è andato a fare il presidente di un'altra consorzio acqua in Sardegna, quindi tanto per dire l'aspetto di nomina politica, quindi una persona che è stata indicata come presidente ha gestito quel progetto di scorporazione e poi è andato a fare da un'altra parte il mestiere, sempre nell'ambito di una maggioranza ben lineata di partito. Beh, insomma, voglio dire, qua si sta parlando di interessi dei cittadini, stiamo parlando di servizio pubblico, stiamo parlando di soldi. Perché se è vero che il contributo pro capite, come qualcuno ha detto, è poco, un euro cittadino, a me sembra che 80.000 euro in una città dove si fatica a trovare 5.000 euro per interventi urgenti, si debba riflettere molto bene. E quindi non lo so quanto sia utile percorrere questa strada in quest'ottica, perché il tema del lavoro non lo si risolve certamente attraverso una unificazione dell'AFOL a livello metropolitano, anche perché i dati che ci sono stati inviati, che abbiamo chiesto durante la commissione, io e la consigliera Tito Ferrante, sono abbastanza eclatanti da questo punto di vista. Soltanto 521 sestesi hanno goduto dell'accoglienza inforientativa dell'AFOL di riferimento, a noi risulta questo dato, su 3.049 richieste di disponibilità.
Beh, francamente mi sembra che il lavoro svolto sia molto poco se lo si confronta soprattutto con realtà di altre agenzie gestite da altri enti, come diceva giustamente il direttore, basta pensare all'agenzia di Confindustria. Beh, io credo che l'ora di lavoro se ne debba fare tanto, assessore, sotto questo aspetto, ma soprattutto anche per quanto riguarda la città, perché dire che, e non è polemica, che questa amministrazione mostra un'attenzione al mondo del lavoro attraverso l'approvazione del progetto Sesto e nel appoggiare questo progetto di aggregazione, allora parliamo di lingue diverse, perché Sesto di posti di lavoro ne ha persi tantissimo, ha perso aziende, è stata un'emorragia continua e alla quale è stato impossibile porre freno proprio perché c'è stata una decisione politica di non ascoltare le voci della città, ma qua stiamo parlando su un altro tema. Ricordo soltanto questo passaggio fondamentale, consigliere Romaniello, che in quel momento, in quel dibattito politico, le stesse motivazioni che noi ponemmo per far sì che quella delibera non venisse appoggiata vengono riportate oggi dalla maggioranza per portare invece ad una scelta politica nella direzione opposta. Grazie consigliere Caponi. Quindi procediamo con la votazione dell'ordine del giorno. Prego, inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 19, contrari nessuno, astenuti 3. Favorevoli 13 e 3 voti dispersi. A questo proposito il consigliere Vavassori fa dichiarazione di voto, prego, con microfono. Favorevole. Sì, scusi Presidente, forse non sono riuscito a schiacciare in tempo anch'io favorevole. Ci sono anch'io. Presidente, astensione. Non funzionava prima il mio. Anch'io Pastorino favorevole. No, invece io mi sono devo astenere, anch'io non ha funzionato. Intanto c'è la registrazione, quindi va bene. Allora andiamo avanti, quindi questa la votazione, il Consiglio approva l'ordine del giorno, andiamo avanti con la dichiarazione di voto, iniziando con il gruppo Giovani Se Stesse e la consigliera Iosa. Prego. Grazie Presidente. Ma il voto a questa delibera da parte nostra sarà un voto favorevole. Abbiamo ascoltato con molta attenzione la presentazione della delibera e i dati esposti durante la commissione, che devo dire è stata una delle poche volte in cui sono stati capibili e accessibili anche da chi non tratta l'argomento quotidianamente, quindi questo sicuramente ha aiutato e favorito il lavoro che abbiamo poi svolto come gruppo. La perplessità che avevamo e che abbiamo esposto anche durante la commissione era che questa incorporazione all'interno di questa città metropolitana che ancora aleggia in maniera strana sulla testa di tutti quanti noi potesse in qualche modo sottrarre qualcosa al territorio. Infatti da parte nostra la domanda che è stata fatta direttamente all'amministrazione era quanto questo sottoorganismo che poi si creerà all'interno dei comuni sarà in grado di interagire con l'organo più grande che sarà AFOL metropolitana. La cosa che ci ha convinto è sicuramente la diminuzione dei costi
l'ordine del giorno che poi ci è stato esposto durante la commissione, che ha come obiettivo anche quello di portare la contribuzione dei cittadini in un'ottica finale di riuscire a passare da un euro a 0,50. Quindi nell'insieme questa macrostruttura dovrebbe portare un risparmio che sicuramente, per quello che riguarda il tema delle partecipate, è un argomento che credo stia a cuore a tutti. In più c'è stato anche detto che comunque già le prime AFOL che sono entrate hanno prodotto un risparmio più o meno, mi corregga poi se sbaglio, sui 150.000 euro a oggi. Quindi la nostra scelta è stata fatta in un'ottica di spending review sul valore e su quello che poi AFOL svolge, come lo svolge e come lavora. Credo che anche durante la commissione sia emerso il bisogno di far venire fuori il lavoro che AFOL fa, quello che potrebbe fare o quello che potrebbe dare, in una maniera un pochino più stringente anche per i nostri cittadini, soprattutto nell'ottica che comunque il Comune paga per contribuire a questo servizio che dovrebbe essere poi erogato ai cittadini. Quindi sicuramente quello che invece c'ha un altro dato che comunque abbiamo tenuto conto è che ci veniva spiegato che per quello che riguarda i lavoratori che comunque hanno delle difficoltà, portatori di handicap o qualsiasi altro genere di problematica, sicuramente la risposta è più facile trovarla all'interno dell'AFOL piuttosto che a un'agenzia di lavoro privata, perché come ci veniva spiegato non fa numero, per usare un termine un pochino crudo, il lavoratore che comunque ha dei problemi. Rimaniamo quindi convinti del fatto che questo voto sia importante in virtù comunque di un risparmio che dovremo iniziare ad avere sia sulle nostre partecipate che sulle partecipate, come diceva prima il consigliere Romaniello, e mi scusi se ho avuto un lapsus, non mi sono ricordata il suo cognome, anche a livello nazionale. Quindi sicuramente il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Sì, qualche anno fa ho collaborato... Ok. Qualche anno fa ho collaborato con l'Istituto Achille Grandi di Viale Italia in capo ad AFOL, quindi già di per sé provo una certa affezione personale con questa realtà, realtà che peraltro ha mandato diversi ragazzi nel viaggio di cui parlavamo a inizio consiglio, e alcuni dei quali, non vorrei sbagliarmi, uno dei ragazzi era quello che faceva vedere le slide prima. Poi una semplice riflessione, con questa delibera noi stiamo andando verso un potenziamento politico di questa agenzia, che è un'agenzia che non ha una controparte privata, perché laddove, lo vediamo, c'è un aumento sempre maggiore di agenzie private che si occupano di introduzione al lavoro, è proprio la differenza, sta proprio nel dove è puntato il riflettore, mentre nelle agenzie private c'è proprio il riflettore puntato, si vendono servizi alle aziende, questa agenzia offre servizi ai cittadini. Anche per questi motivi noi voteremo favorevole. Grazie a consigliere Foggetta. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, grazie. Allora, noi voteremo favorevoli a questa delibera, voteremo favorevoli per svariati motivi. Uno di questi motivi è che AFOL, oltre a fare le cose che sono state indicate e dette in commissione, con compassione, se me lo permette, fa anche altre cose, tra cui, in un momento secondo me non facile, per chi perde il lavoro soprattutto a una certa età, aiuta, diciamo, a riposizionarsi, a riproporsi, detto in un termine tecnico, a riskillarsi, il che non è una cosa così semplice come si possa pensare, perché quando uno lavora 20 o 25 anni sul medesimo prodotto, nelle medesime modalità,
non è facile riproporsi in altri ambiti che non sono più quelli precedenti. In effetti l'occupazione over 45 in questo senso è un po' latitante. AFOL serve anche per queste figure. Sinergie, sì, sinergie vuol dire anche razionalizzazione, perché bene o male sono una in coda all'altra, però devono essere fatte, e qui in questo caso vengono fatte senza toccare il core business dell'azienda, che è cercare lavoro, fare formazione lavoro, ma viene fatta, diciamo, in altri ambiti che sono ambiti amministrativi, quindi sono economie di scala vere e proprie, senza, diciamo, toccare il prodotto finale, che in questo caso è la formazione e l'introduzione al mondo del lavoro. Una cosa che mi ha lasciato molto entusiasta purtroppo di un argomento un po' critico che è stata detta in commissione, che accennava la consigliera Iosa, è che sono stati dati 2 milioni di euro come dati di inserimento per persone disabili e che è stato riaperto il bando ultimamente per un altro 1 milione di euro per queste dote di inserimento disabili. E le parole che sono state dette, vorrei riportarle proprio di pari passo, perché secondo me sono indicative sia del lavoro che della passione di chi in commissione quella sera ci parlava. È stato detto: è molto più facile che AFOL trovi un posto ad una persona disabile piuttosto che un'agenzia per il lavoro, che si muove con criteri di business chiaramente privati, privatistici diversi. Ossia, se sei una persona di non facile collocabilità e non collocabile, ti pesa sul tuo rating, sul tuo utile, le agenzie per il lavoro private dicono alla persona poco appetibile sotto il profilo occupazionale, gli dicono vai dall'altra parte, vai di lì, e guarda lì c'è il centro per l'impiego, vai da loro. E qui il sistema pubblico normalmente finisce per essere a questo punto il sistema che accoglie i deboli, e sempre a livello di rating su tutti quanti insieme ci si lavora sopra, perché questo è quello che fa il pubblico al contrario di quello che fa il privato. Quindi ok, cancellare le partecipate, razionalizzarle secondo me sarebbe ancora meglio. Sappiate che c'è un ente che si chiama Enit, dove nazionale i dipendenti hanno detto per piacere chiudiamolo perché non serviamo niente, costiamo tantissimi soldi, ma non viene chiuso. Poi magari vengono dette altre cose agli organi locali. Sappiate che c'è un organo che si chiama Consal, che fa trasporto nel Lazio, in tutti quei paesini sperduti sulla montagna, che se non lo fa il pubblico, il privato, non lo fa assolutamente. Quindi il pubblico non è obbligato ad avere un più a fine anno, se no non si chiama pubblico, non si chiama bene comune, deve dare un servizio. Grazie consigliere Nossa. Gruppo misto, la consigliere Landucci. Io credo che bisogna poi guardare le cifre, ripeto, io ho avuto una sola esperienza diretta, la persona aveva 43 anni, non era neanche handicappato, forse per questo allora non è stato, però il risultato è stato assolutamente pari a zero. Quindi oltretutto è chiaro che questi servizi di AFOL hanno anche bilanci sicuramente costruiti sui contributi pubblici, no? Perché non è che dice noi abbiamo un bilancio, siamo inutili o in pareggio, perché se i soldi li ha dati la provincia, li ha dati i comuni, sono sempre gli stessi soldi che girano. Oltretutto, se uno guarda dati relativi al personale dipendente, al 1 settembre 2014 ci sono addirittura 73. Di questi 73 solo 13 sono del CFP grandi, quindi non sono insegnanti evidentemente questi, ma ce ne sono 54, proprio come indicati come AFOL Nord Milano, di cui addirittura 38 di categoria D. Adesso io non so quali raffinati servizi si possano dare con un personale così poco qualificato. Io temo abbastanza pochi, perché la categoria D è quella più bassa. E non è facile capire come si possano essere in 38 impiegati di categoria D in AFOL Nord Milano, non lo so, io leggo quella cifra che è scritta qui e questo mi lascia molto perplesso. Oltretutto chiariamo anche queste, come dire, non è vero che il personale svantaggiato è difficile da collocare, tutti sappiamo che c'è un collocamento obbligatorio, quindi c'è una quota pari a un notevole percentuale del personale che uno deve prendere. Quindi il personale non problematico, anzi certificato con un problema, viene assorbito spesso molto più facilmente, perché le ditte devono arrivare a coprire la quota che loro assegnano. Non raccontiamo sempre le novelle.
È chiaro poi che se viene a parlare quello che lavora lì non dirà: no, guardi, veramente io lavoro malissimo, faccio schifo, perché non mi licenziate domani mattina, no? Cioè, anche lì cerchiamo di usare un minimo di spirito critico. Viene qui a parlare quello che è il direttore dell'AFO, cosa volete che dica? Lavoro male, il mio servizio non funziona, licenziatemi. Ma insomma, cerchiamo di ragionare, diciamo che di questa delibera l'unica cosa utile è che di due se ne fa una. Ecco, e speriamo che in questo di due di farne una perdiamo un po' di organi in cui sappiamo bene chi c'era anche nell'AFOL Milano, a fare presidente, cioè personaggi, come direbbe Crozza nella sua imitazione, personaggetti, che giravano tutti per motivi politici. Quindi non cerchiamo di trovare motivazioni che non ci sono, perché 73 persone, di cui ripeto 38 di categoria D, cioè impiegati di livello più basso, io vorrei capire quale lavoro di grandissima elevatezza c'è. In più c'è scritto qui, oltre ai 73 subnominati, nel Centro per l'Impiego Nord Milano, nel CFI Grandi, opera personale distaccato della provincia, per cui non bastando i 73 ce n'è ancora dell'altro. Devo dire che mi paiono carrozzoni molto pesanti da sopportare. E io credo invece che abbia proprio ragione Romaniello in questo. Cioè, questa pulizia delle partecipate dovrebbe potersi fare molto. Tra l'altro ho letto una cosa a proposito di pubblico e bello, che da quando è finito, tanto per chiarire, il famoso referendum, l'acqua bene pubblico, quindi quando nessuno ha più avuto paura di privatizzazioni, le tariffe dell'acqua sono schizzate, sono diventate le più alte in Europa. Se abbiamo l'acqua pubblica che costa molto più dell'acqua privata, però siamo tutti molto contenti evidentemente. Io mi astengo giusto perché in questo modo spero che si perda qualche nomina politica, anche se visto il lungo elenco che ha fatto Eros De Noia temo che non si perda proprio niente. Grazie alla consigliera Landucci, Movimento 5 Stelle, consigliere Cremonesi. Astensione, grazie. Grazie. Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Grazie signor Presidente. Ma sentendo un po' gli interventi mi sono venute spontanee due interrogazioni personali. Sentendo anche laudare un po' tutta la struttura. Ma se questa proposta di delibera fosse pervenuta da una città metropolitana controllata dal centrodestra, avreste avuto le stesse considerazioni? O vi sareste comportati diversamente, invocando l'autonomia, invocando appunto la territorialità e non laudando invece l'accentramento e l'accorpamento dei servizi, perché così invece si perdevano i servizi territoriali. E pensando a questo, visto che un po' qualche annetto di aula ce l'ho, mi è venuto mente storica all'inizio della scorsa consigliatura, quando ci fu con l'istituzione della provincia di Monza e Brianza il problema dell'ASL, e dove all'epoca questa comunità territoriale incominciò una propria campagna politica per creare un'ASL locale, ulteriore, distaccata dall'ASL di previsione, perché prima eravamo sotto il distretto di Monza, diventando provincia e noi rimanendo sotto la provincia di Milano non potevamo più rimanere. E in questo senso ci fu una battaglia della maggioranza del PD perché fosse istituita quella benedetta ASL con ovviamente un CDA e tutto quello che avrebbe comportato in relazione a quella figura istituzionale, dove invece da questa parte politica, all'epoca eravamo diciamo i rappresentanti dell'espressione di governo della regione, quasi tutti in consiglio comunale da questa parte, e quindi in ragione di ciò proponevo invece quello che poi è stata la soluzione, cioè quella di dislocare servizi e garantire i servizi, ma non di creare una nuova struttura. Ecco, mi sono venute in mente queste analogie e ho pensato nella mia riflessione, ho detto, mi sarebbe piaciuto vedere la realtà provenendo a ruoli invertiti, cioè nel senso di avere la proposta che veniva da una città metropolitana controllata dalla cultura, da un entourage di uomini del centrodestra. Non succederà mai, ahimè. Però, diciamo, da questo punto di vista mi sarebbe piaciuto sapere le vostre reali indicazioni in quel momento. Sicuramente non sarebbero state quelle del piano Cottarelli, glielo assicuro Romagnelli. Comunque il mio voto è di astensione. Grazie consigliere La Miranda. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia. Grazie Presidente. Io volevo fare qualche considerazione.
Non ho esperienza diretta in relazione a AFOL. So però che in Regione Lombardia e sul nostro territorio le problematiche sono un po' sempre le stesse, nel senso che si fa fatica a trovare una formazione di alto livello, una formazione che sia in grado di aiutare anche coloro i quali un'esperienza lavorativa ce l'hanno e volendo rientrare nel mondo del lavoro comunque non hanno bisogno di quei corsi base che spesso e volentieri, non parlo di Regione Lombardia perché io spesso e volentieri tengo d'occhio quelli che sono appunto le opportunità formative, perché comunque pur avendo un lavoro con i tempi che corrono è sempre meglio essere aggiornati e cogliere le opportunità per evolversi. Spero appunto che quello che ci ha spiegato il direttore in commissione sia effettivamente, e non ho motivi per dubitare, sia effettivamente così, nel senso che AFOL sia effettivamente dedicata e abbia la capacità di creare opportunità. Non spendo poi molto sul resto degli argomenti, perché come si sa, io mi sono espresso più volte rispetto alle partecipate, tutti sanno che cosa ne penso io, e volevo fare riferimento però al piano Cottarelli, perché c'è una cosa che è contenuta nel piano Cottarelli, che è un elemento che in realtà in passato la politica non era mai riuscita a fare. E questo elemento è obbligare gli enti locali a pubblicare un piano di razionalizzazione delle partecipate, che è quello che anche il Comune di Sesto ha fatto, perché era previsto a norma di legge che fosse presentato questo piano entro il 31 marzo 2015. E cosa dire delle partecipate? Io ho sempre avuto una, non dico un'avversione perché sembrerebbe qualcosa di morboso, però ho sempre pensato appunto che ci fosse questa necessità. La cosa che mi fa male è che sia arrivato un tecnico e non sia arrivata la politica a dirlo. E negli anni passati purtroppo la possibilità di razionalizzare queste aziende c'è stata. E io penso che in questo momento, purtroppo, dico purtroppo perché la crisi continua, la crisi non è finita, la crisi continua a mordere. Gli enti locali, per la difficoltà che hanno di costruire i loro bilanci, dovrebbero guardare a questo argomento con più interesse e intelligenza. Grazie. No, scusate, il nostro voto sarà favorevole. Naturalmente, grazie. Il gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Capozzi. Grazie Presidente. Il tema del lavoro è un tema che merita rispetto alla massima attenzione e noi come gruppo politico riteniamo che portare in votazione un progetto di aggregazione come quello di stasera senza farlo accompagnare da una politica di sostegno delle imprese, del rilancio del mondo del lavoro sia, non dico che sia inutile, ma sia quasi a zoppare fin dall'inizio un progetto di aggregazione simile. Il tema del lavoro, secondo noi, deve avere una prospettiva molto più ampia, soprattutto nella nostra città che ha subito dei contraccolpi pesantissimi, avendo perso gran parte, quasi tutte le energie presenti in città, le grandi aziende, ma anche le piccole e medie aziende. E quindi noi rivolgiamo un invito pressante all'amministrazione perché a fronte di questa decisione della maggioranza di portare in approvazione un progetto di aggregazione dell'AFOL accompagni con una politica concreta di idee, di proposte innovative per quello che riguarda il mondo del lavoro, facendo in modo che la nostra città non soffra più di una carenza di politica in tal senso. Il nostro voto di astensione. Grazie consigliere Caponi. Per il gruppo Partito Democratico la dichiarazione di voto chi la fa? Consigliere Teormina, prego. Allora, no, noi invece siamo convinti, ma come vedo lo sono tanti anche della minoranza, che questa sia una buona delibera. I motivi li ho spiegati prima, quindi non sto a dilungarmi inutilmente, però vorrei ricordarne solo alcuni.
Sicuramente si può fare di più, l'abbiamo detto in commissione, l'abbiamo detto al rappresentante della città metropolitana e abbiamo anche suggerito che AFOL diventi più aggressiva in senso buono nel mondo del lavoro, nel senso che alle aziende bisogna andarsela a cercare perché ritengano che AFOL diventi uno strumento utile e quindi finalmente avvenga quel rapporto tra domanda e offerta che è così difficile su tutto il territorio italiano a questo punto e quindi anche a Sesto San Giovanni, quindi bisogna diventare più bravi degli altri, insomma, per imporsi sul mercato e quindi per dare dei servizi innanzitutto ai cittadini ma anche alle aziende, perché le due cose poi vanno di pari passo, secondo me non c'è poi una graduatoria o un primo classificato, perché le due cose si accompagnano. Per quello che riguarda la razionalizzazione degli organi, io penso che siamo tutti d'accordo con la consigliera Landucci, è chiaro, più sono semplici e meno sono, tutti siamo d'accordo nel dire che meglio è. Però in questo caso, forse io ho dimenticato alcuni passaggi, me ne scuso, l'assemblea consortile è l'assemblea dei soci. Quindi ci deve essere questa assemblea perché se un comune è socio di questa assemblea deve avere una sede dove possa esprimere un giudizio e quindi votare, come accadrà al sindaco di Sesto e agli altri sindaci nel momento in cui decideranno di dire sì o dire no alla fusione. Per quello che riguarda il consiglio di amministrazione, di cui immagino faccia parte il presidente, quello uscendo è formato da 3 persone, quindi immagino che il prossimo non sia, mi auguro, così affollato. Il direttore è una figura tecnica, il collegio dei revisori mi sembra che siano delle figure che danno garanzia alla correttezza dei conti e il comitato territoriale invece che viene eletto dai comuni con una modalità che deve essere ancora decisa e quindi lì possiamo incidere, richiederemo che sia fatta da un numero assolutamente contenuto di persone, è importante per noi perché garantisce l'attenzione alla territorialità. Quindi come vedete è difficile dire di no ad uno di questi organi, si può chiedere che siano composti dal numero minore di persone. Poi il percorso di razionalizzazione e di diminuzione di queste assemblee piuttosto che di consigli è iniziata, come dicevamo, da lontano. Prima del 2006 ogni comune aveva la sua agenzia di lavoro, quindi immagino il direttore, il consiglio di amministrazione via discorrendo. Nel 2007 c'è stato un accorpamento e quindi si procede a un ulteriore accorpamento che prevede a questo punto un'assemblea, un consiglio di amministrazione, un presidente via discorrendo, quindi numero 1, laddove possono essere meno, lo ribadiamo, siamo tutti più contenti. Ma il motivo vero, secondo me, per cui questa delibera è importante è perché si parla di lavoro, al di là poi dei consigli di amministrazione. Da una parte c'è l'attenzione al territorio, che è importante, dall'altra però c'è questo respiro che io definirei metropolitano, cioè finalmente parliamo di lavoro con tutti gli altri comuni, con il comune di Milano, con la Camera di Commercio, con la città metropolitana e io direi chi più ne ha più ne metta, perché a questo punto è un tema che riguarda tutti, quindi il che significa fare rete, significa contatti, significa maggiori aziende che potranno rivolgersi a questa agenzia e significa più possibilità per i nostri cittadini se stessi di trovare un posto di lavoro, perché alla fine di questo si tratta. Se non ricordo male, però, questo tragitto, magari il dottor Correra mi corregge, è iniziato proprio con Potestà, immagino che non venga da... Ecco. Quindi tutto sommato penso che il fatto che noi diciamo sì a questo progetto è perché lo riteniamo utile e, come dire, riteniamo che possa dare dei vantaggi alla nostra città e a tutti i nostri cittadini, quindi al di là, viva Iddio, dico, della provenienza politica. Quindi il nostro voto ovviamente è favorevole. Grazie. Grazie alla consigliera Teormino. Sottopongo a votazione la delibera di fusione AFOL Nord Milano in AFOL Metropolitana. Sono previste 2 votazioni. Andiamo con la prima. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 20, contrari nessuno, astenuti 6, favorevoli 14. Manca il voto del consigliere Pavassori che lo dirà al microfono, prego. Favorevole. Quindi il consiglio approva. Un attimo che è prevista la seconda votazione.
andiamo avanti con l'immediata eseguibilità. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 19, contrari nessuno, astenuti 5, favorevoli 19. Manca il voto del consigliere Vavassori, prego. Favorevole. Consiglio approva. Sì, allora la parola al sindaco per una precisazione in merito a un intervento prima. Prego. Grazie, allora, il nostro regolamento non prevedeva che io intervenissi in fase di dichiarazione di voto, però giusto perché è stata detta un'inesattezza dalla consigliera Landucci rispetto a un altro argomento, ovviamente non a questo, sul costo dell'acqua in Italia. In realtà il costo dell'acqua sulla bolletta italiana è quello meno caro rispetto a tutto il resto d'Europa. Va bene, allora visto l'orario, la seconda delibera che riguarda diritti di superficie la discuteremo al prossimo Consiglio Comunale. Quindi la seduta è tolta, grazie e buonanotte a tutti.